Come vi ha detto l'altro Mauro, sono dalla Sardegna dove mi occupo di ricerche da ormai da 32 anni. Quindi da ragazzino già mi interessavo di archeologia primariamente, poi pian piano nel corso degli anni si è assottigliata la ricerca verso un settore. Perché già nei primi 80 Nell'83 ho fatto già le prime grandi scoperte archeologiche nel territorio, poi qualcosa di strano è avvenuto intorno al 91 quando ho visto un rabdomante in azione che mi segnalava la presenza di acqua sotterranea per la ricerca di un pozzo e da lì ho visto che questo bastoncino del rabdomante classico, un fatto di legno che si muoveva. E lì è nata subito la curiosità. Ho detto, ma che strano, si muove, ho provato io, ma non si muoveva assolutamente nulla. Quindi è stato l'inizio, però la curiosità mi ha spinto a capire di più perché ero alla ricerca di un monumento legato al culto delle acque nella zona. Quindi dissi, ma sicuramente con l'aiuto di questa tecnica, se imparo bene, potrò rilevare i passaggi di acqua, quindi indirizzarmi verso i luoghi con facilità. Solo che lì è nato il dramma, perché davanti a questi monumenti che abbiamo in Sardegna, del periodo nuragico, la bacchetta rabdomante poi impazziva. E mi sono reso conto che non era solo di passaggio di acqua, ma anche di qualcosa che costruita ad hoc dai nostri antenati, nei luoghi specifici della terra in cui qualcosa di particolare veniva fuori e quindi ho iniziato questo studio che è proseguito negli anni sempre con maggior vigore. Tanto è vero che proprio all'inizio, siccome mi trovavo davanti a una tomba dei giganti, una sepoltura del tipo nuragico, risalenti variano dal 1800 a.C. al 900 a.C., questo bastoncino impazziva. Al che ho detto, ma che strano, vado a controllare la seconda era uguale. Stesso risultato. Controllo quelle che abbiamo nel territorio, nelle vicinanze, la Zacchena, ce ne sono tre, le controllo tutte di fila, lo stesso risultato detto, quindi non è più una casualità, ma qualcosa fatta a regola d'arte, proprio per la presenza di qualcosa di diverso, che gli antichi sicuramente percepivano. E lì ho la chiamata al professore insegnante, direttore del Dipartimento di Archeologia dell'Università di Cagliari, mi ha detto, professore, mi capita così e così, mi ha detto, ma magari tu stai sentendo la radioattività naturale che è presente nel granito, da noi è quasi tutto granito, e quindi mi fa partire la ricerca e ho controllato in una settimana 250 monumenti. Il risultato era sempre identico, davanti a questi monumenti la bacchetta ruotava. Perché ho cominciato a informarmi in giro se c'era qualcosa di scritto, di documentato Ma intorno. dico una cosa per loro. Lui conta il numero di giri della bacchetta in un senso e quell'altro. Non è la reazione tradizionale della bacchetta, Certo, vibrazione, eccetera. sì, Conta il numero di giri. perché poi l'evoluzione ha portato a capire di più proprio attraverso delle frequenze che venivano emesse nel luogo in cui hanno realizzato i monumenti. Qui vediamo questa bellissima immagine che poi la valuteremo anche in seguito con altre. Quindi partiamo dal potere che ha la nostra mente. Noi siamo in grado di percepire praticamente tutto attraverso i nostri sensi, perché siamo la macchina la più perfetta in assoluto di tutti, solo che purtroppo non abbiamo la possibilità e la capacità di andare avanti e di conoscere noi stessi, perché veramente abbiamo un potenziale incredibile. E abbiamo praticamente due emisferi della mente che agiscono come sfero sinistro, agisce sulla parte razionale, pratico, logico, lineare, analitico e matematico, mentre l'emisfero destro è emotivo, creativo, immaginativo, intuitivo e olistico. Quindi utilizziamo per gran parte la parte sinistra, che è quella pratica di tutti i giorni. Quello che vediamo viene immagazzinato dal cervello ed è codificato, mentre per la parte dell'emisfero destro è molto più difficile, solo in alcuni momenti la nostra mente può realizzare e decodificare quei determinati segnali che ci arrivano. E questo è dovuto anche alle onde cerebrali. In base alle frequenze emesse in vari stati in cui il nostro corpo si trova, ha la possibilità di interagire con
un mondo parallelo o diversi mondi paralleli addirittura. Naturalmente abbiamo le onde beta che variano da 14 a 30 Hz una veglia rilassata, poi abbiamo la fase alfa che da 8 a 14 Hz una veglia a coscienza, e poi entriamo nella parte più emblematica, le onde teta che variano da 4 a 8 Hz in uno stato di meditazione profonda e stati ipnotici che si chiamano anche stati REM, in cui la nostra mente ha la capacità di collegarsi con qualcosa che ci appartiene, che è intorno a noi, e vedere cose che normalmente non possiamo neanche immaginare. E poi abbiamo lo stato delta, che varia da 0,5 a 4 Hz, dove c'è lo stato di sonno profondo, dove anche in questi casi abbiamo grandi possibilità attraverso la mente di collegarci con questi mondi paralleli. Ecco, l'uomo può attrarre in sé qualsiasi energia dell'universo attraverso una canalizzazione mirata, facendo così confluire le forze verso un obiettivo ben definito. Quindi è la nostra volontà che incide moltissimo su quello che vogliamo realizzare, perché crea un collegamento. L'uomo che si sente separato dall'universo o si oppone alle sue forze non può rendere efficace questa connessione. Quindi più uno è disponibile a fare una determinata azione, più ha la capacità di realizzarla. Se noi siamo chiusi e allo stesso tempo vogliamo realizzarla, c'è difficoltà nella connessione. È come accendere una lampadina oppure non accenderla, perché quello è il segnale. Poi lo vedremo a livello di monumenti antichi cosa realizzavano. Quando l'uomo diviene una cosa sola con l'universo, le sue capacità di utilizzare le forze universali sono illimitate, e questo è verissimo. Il nostro campo energetico è diviso in varie sezioni. Abbiamo il corpo fisico, che è la parte visibile del nostro corpo, però ci sono quei mondi che sono vicini a noi, che comunque hanno delle capacità elettromagnetiche e di influenzare noi stessi e gli altri che ci sono vicini. Quindi abbiamo suddivisione del corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale, corpo mentale e corpo causale. Naturalmente abbiamo dei legami, quelli che sono i chakra del nostro corpo, che sono quelli principali, vedete, sono 7, dalla corona, al terzo occhio, la gola, il plesso cardiaco, il plesso solare e il sacrale, che poi si riversano anche nella parte posteriore. Naturalmente noi siamo collegati, siamo tutt'uno tra terra e cielo, quindi la capacità dell'uomo sta proprio a percepire quello che ci arriva dal sottosuolo dove camminiamo e quello che riceviamo dall'universo. C'è qualcuno che sostiene che non siamo influenzati dalle forze astrali, ma è la più grande balla che possa esistere al mondo, perché se non ci fosse stato solamente il sole non ci sarebbe stata vita. Nella storia troviamo in Egitto una prima identificazione chiara dell'energia, dalla tavola della tomba di Tutankhamon. Nel geroglifico vedete c'è la stella Sirio, che riceve poi questa energia attraverso il sole, la trasporta attraverso le sue braccia verso il serpente, che è la forza actonia della terra. Quindi c'è un trasporto dell'energia dal cielo verso la terra. Andiamo in Turchia, nel sito di Çatalhöyük, troviamo delle incisioni rupestri particolari in cui identificano chiaramente la presenza di energia attraverso, vedete, questi due betili conficcati o menhir, che ci indicano praticamente il passaggio di acqua sotterranea con delle frequenze che poi vedremo in seguito a cosa corrispondono. Vedete, 3.500 è una forma abbastanza bassa, mentre 8.000 è già superiore alla media, perché la media è 6.500. Trasformata da due pilastri sono 14.000, quindi questi sono i famosi portali che poi ci ritroveremo in tutte le altre luoghi del mondo, dall'Egitto, dove sono delle piccole piramidine o forme piramidali elevate, oppure nei portali. Anche la stessa massoneria ha utilizzato sempre il simbolo della porta per far sì che questa energia che entrava all'interno dei luoghi poteva essere depurato, quindi è una sorta di pulizia che avviene all'uomo come iniziazione. Ecco il particolare, vedete, i due monoliti che vibrano a 14.000, all'interno del passaggio è di 8.000. Questa forza che prima era di 3.500 viene trasformata in 8.000. È dovuto anche a un passaggio di acqua sotterranea, modificata sempre attraverso
l'installazione di questi monoliti all'ingresso. L'altra identificazione che la civiltà moderna ci ha dato è quella, anche se non riconosciuta ufficialmente dalla scienza, è della presenza di reti globali che circondano la Terra. La più famosa è la rete di Hartmann, che in media è 2,50 m nel lato ovest-est e 2 metri nord-sud. Questa è una figura di base, poi può variare secondo il territorio e secondo le zone, quindi non è mai così dritta come la vediamo nei disegni, può essere anche a forma di serpente o variare addirittura, stringersi o allargarsi. Il massimo ce l'abbiamo nell'Himalaya, invece il minimo di questa rete si trova verso i poli, addirittura 90 cm per 90. Naturalmente il passaggio di queste linee in presenza di acqua diventa nocivo per il corpo umano perché ci abbassa le difese immunitarie. Altra rete studiata in questi anni è la rete di Banker, che è ogni 10 metri che si propaga poi anche in altezza per 10 metri. Diventano molto nocive in presenza proprio dei nodi. Poi abbiamo le linee trasversali che attraversano la Terra, vedete, che è il campo elettrico della Terra. Poi abbiamo le linee sincroniche, linee di energia che vengono canalizzate un po' da tutte le parti del mondo, vedete. Queste sono le linee primarie, qui abbiamo quelle europee, naturalmente Torino la fa come capostipite perché passano ben 5 linee, qui abbiamo l'Italia, anche ne passano anche a Firenze. Queste sono in grado di fornire energia una volta attivate, perché in generale tutte le chiese di un certo periodo storico, comprese quelle medievali, hanno la particolarità che nella parte finale della chiesa coincida sempre con un passaggio di sincronica. Addirittura pare che venissero attivate attraverso le celebrazioni, in modo che un messaggio poteva essere captato anche dagli abitanti di centinaia di chilometri di distanza. Si dice addirittura che i romani trasmettessero informazioni in Egitto attraverso l'innalzamento delle linee di energia come un sistema Morse, quindi potevano capire attraverso questi segnali le necessità che avevano in quel momento, che poi potevano essere aiutati a distanza. Ho utilizzato in questi rilievi un misuratore di campo, che sarebbe quello che usa l'antennista in genere per collegare l'antenna per avere un ottimo segnale, un frequenzimetro, un misuratore di terra e uno scanner X. Il frequenzimetro cioè la frequenza generale del luogo, i misuratori di terra sono quelle che vengono utilizzate quando dobbiamo mettere una base di scarico dell'impianto elettrico di casa. Lo scanner X sono due, un ricevente e un trasmettitore, dove una volta attivati ci segnala la presenza dei muri, i muri che si elevano della rete di Hartmann o di altre reti. Praticamente il segnale viene interrotto con delle gracchiature all'interno, come suono. Come parte di esperimenti, strumenti soggettivi, usiamo la bacchetta da rabdomante, il biometro Bowes, che è quello che abbiamo visto anche prima come misurazione, vedete, fino a 6.500 la parte bassa dell'energia, al di sopra è positiva. Gli antichi costruivano tutti dal 6.500 in su, trovarne uno sotto i 7.000 è difficile però. E poi abbiamo la loba antenna, vedete, ha una forma così, come una tomba di gigante della Sardegna, che è una forma di testa di toro, trattenuta nelle parti alte e fatta circolare pian pianino verso il punto. Una volta che trova il muro, si piega da una parte. Naturalmente sono stati utilizzati anche degli oscilloscopi per vedere i passaggi di acque sotterranee. Poi ci sono anche gli strumenti di verifica sul corpo umano, che sono dati dalla prova di kinesiologia, dall'uso del Vega Test, e poi le prove sul corpo umano con la bacchetta da rabdomante. Poi magari faremo una prova per dimostrare come si può percepire questa energia anche sia sul luogo che anche sulle persone. Ecco la scala Bowes, come vedete. Una scala che si interrompe a 10.000, ma ciò non significa che il 10.000 sia un valore finale, perché ci sono punti in cui arriva centinaia di migliaia di unità.
E questo lo riscontriamo soprattutto in monumenti importanti un po' in tutto il mondo. E abbiamo, per esempio, la scala Bovis da 0 a 10.000 unità viene denominato livello fisico, da 10.000 a 13.500 eterico, da 13.500 a 18.000 quello spirituale. Tutte le chiese di un certo tipo, anche quelle medievali, in media variano da 12 a 18.000, quindi entrano proprio nella parte spirituale. Oltre la scala dei 18.000 bovis, si accede in un mondo un po' misterioso, enigmatico, che esula un po' da quello che la parte che abbiamo visto precedentemente, perché va verso un ignoto. Negli anni di ricerca ho potuto constatare che i segnali emessi dai luoghi variano da 33 a 36.000 quando sono luoghi dedicati ai culti della Dea Madre, 54.000 quando sono valori con culti rituali legati con un collegamento di cielo-terra, quando abbiamo due punti proprio in corrispondenza perfetta. Poi abbiamo i 192.000 bovis, che sono culti legati ad alto livello verso l'universo, e poi ci sono i punti da 410.000 che sono culti legati alla creazione, poi ne vedremo alcuni anche. Che unità di misura si riferisce? Questa, la scala Bovis, è tarata sulla scala Armstrong, quindi 6.500, insomma milioni di vibrazioni al secondo. No, in Armstrong sono lunghezze d'onda, ovviamente c'è una formula di mezzo. Da fisico ce lo facciamo spiegare. La frequenza, quindi concettualmente sono la stessa cosa. Ma comunque la scala Bovis è una scala creata da un francese che si chiama Bovis, il quale l'ha creata sperimentalmente, non è canonizzata nel sistema SI. Però i raddomanti si trovano d'accordo sul fatto che quella scala è una scala valida per fare una misura confrontabile tra me, te, lui, eccetera. Insomma. Sì, ma di cosa? Frequenza, energia? No, in realtà loro usano il termine frequenza, ma non è un termine da intendersi come intendiamo noi ingegneri elettronici. Danno il nome frequenza a qualcosa che in realtà non è definito molto bene, una sorta di forse energia, vibrazione chiamiamola. Resta il fatto che è qualcosa che parecchi raddomanti trovano allo stesso livello, indipendentemente dal fatto di essere a conoscenza del livello che ha trovato l'altro. Quindi, diciamo, una scala di misura su cui sono d'accordo, anche se non, se facciamo fatica a definirla in termini fisici. Come la misura? Misurano con la bacchetta, con il numero di giri della bacchetta. Il numero di giri della bacchetta, che poi vediamo, oppure col pendolino, che si usa come una scala graduata. Tanto l'ho portato, poi ve lo faccio vedere. In Sardegna, per esempio, l'uso di menhir e allineamenti servivano per creare una sorta di acupuntura alla terra. Mettevano questi monoliti proprio in presenza di linee di forza, in modo da garantire tutto intorno un'area sacra, quindi libera da energie negative. Allora, scusa, ti fermo un attimo, perché volevo dirgli un'altra cosa. Il discorso della rete di Hartmann, in particolare quella rete di Hartmann, ha anche dei supporti ottimi. Ad esempio, ci ha fatto uno splendido lavoro l'ingegner Sergio Berti di La Spezia, l'ha fatto insieme all'Università d'Urbino sul Palazzo Ducale d'Urbino, sul cortile del Palazzo Ducale d'Urbino. Lui ha fatto, come altri, addirittura una rilevazione di carattere statistico con 30 rabdomanti messi con la pianta ingrandita del cortile, dopo aver fatto le rilevazioni con la strumentazione dell'università. Cioè determinando con la strumentazione dell'università che sotto c'era una faglia e due falde acquifere. I rabdomanti, io ho visto con i miei occhi i lucidi, hanno trovato tutti la stessa cosa con errori che erano inferiori ai 5 cm. Cioè hanno sentito tutte le stesse cose coincidenti con gli strumenti. Allora ha messo 20 uomini e 20 donne non preparati con un dinamometro in mano, ha misurato la loro forza spostandoli lungo il cortile e ha determinato che c'era la rete di Hartmann.
cioè c'erano dei punti in cui effettivamente queste persone perdevano energia ed erano esattamente i nodi di Hartmann. Ha scoperto anche una cosa che non si sapeva, cioè che questa rete di Hartmann agisce molto bene anche in alzata, cioè agisce anche a piano di sopra, in sostanza grosso modo 2 metri per 2,5 metri piano terra, però te la ritrovi a 2,5 metri d'altezza, a 5 metri, eccetera. Ha scoperto una cosa interessantissima, che i nodi del piano superiore sono contenuti all'interno del solaio, cioè non spuntano, non fanno male a nessuno, tranne uno, che era nel punto in cui veniva ricevuto, il punto occupato da colui che veniva ricevuto dal Duca d'Urbino, e quindi veniva particolarmente indebolito. Lo sapevano già nel Rinascimento questa della rete di Hartmann. È interessante questo lavoro perché attesta scientificamente l'esistenza di questa rete. E la cosa interessante è che poi viene fuori che alle falde acquifere sono più sensibili gli uomini delle donne, cioè le donne vengono indebolite meno degli uomini, cosa che gli antichi dicevano. Poi sono stati fatti su quella falsa riga lì altri studi statistici che danno sempre tutti gli stessi risultati. Gli strumenti che dicevi prima, che l'università ha messo a disposizione per queste rilevazioni, quali erano? Era una strumentazione standard, si parla ormai di roba fatta quasi 10 anni fa, quindi avevano dei magnetometri e anche dei misuratori di resistenza di terra, cioè la strumentazione che si usa di solito per trovare le falde acquifere e le faglie. Sono grandezze molto piccole, immagino. Sì, però non ci sono dubbi sul fatto, sull'interpretazione degli strumenti ufficiali, insomma, si sa che quando dicono quello lo usano i geologi, insomma, per intenderci, e su questo non si discute. Diciamo che le misure dell'università sono considerate oggettive. Quelle altre tornavano uguali, ecco, impressionante. Una rilevazione in un campo magnetico in un contesto come quello attuale in cui siamo pieni di inquinamento elettromagnetico. Lo fanno a bassissima frequenza. Sono magnetometri quasi in continuo. Riescono a rilevare campi a livello di un millesimo di hertz. Filtrato da bassa basso. Quindi filtrati a bassa basso. Perché vedo che le frequenze sono molto basse. Infatti. Vedo anche lavorando con i caschi elettroencefalografici, come faccio normalmente, 50 Hz sono tremendi, bisogna segare a 43 Hz, se no non leggi nulla. Persino una gabbia di Faraday vengo fuori 50 Hz visibili, quindi si sega via. Fate le prove dentro una gabbia di Faraday? Il genere sì. Cioè, il genere si evita. Poi si fanno le ripetizioni delle prove. Una persona fisica viene messa dentro una gabbia di Faraday per fare questo. Certo, dentro una doppia gabbia di Faraday. Quindi gli antichi cosa facevano? Sapevano di queste problematiche, quindi realizzavano tutto in campi estremamente positivi. E talvolta utilizzavano anche altre pietre con delle simbologie per dare ancora più forza ai luoghi. Questa si chiama la pietra pinta. Vedete, c'è questi disegni scolpiti nella roccia con dei bastoncelli all'interno, vedete, come un'alimentazione della terra. Io ho fatto le prove, 18.000 l'energia della pietra, però era come una lampadina senza filo perché era stata spostata. Siccome era stata trovata nella zona qui, ho creato un punto di acupuntura e la lampadina si era accesa, quindi ha creato un'energia superiore al 54. Quindi le capacità dell'uomo ad un tempo di sapere esattamente dove c'erano queste linee e come attivarle. Era dedicato solamente a una casta particolare, non a tutto il popolo naturalmente, quello che avevano la conoscenza. Quindi quello serviva per amplificare l'energia di quell'uomo. Certo, e di solito i menhir sono localizzati vicino alle sepolture in genere per rafforzare quello che era l'individuo per il cammino nell'aldilà. Io metto un panno nero sotto perché è ottica questa. Dovrebbe una... No, niente. A momenti prende, a momenti no. No, se no non ti legge la spostamento.
questo potrebbe andare bene. A parte la scritta che c'è appoggio qui sopra. Eccoci qua. Poi la realizzazione dei monumenti, che molte volte troviamo delle similitudini geometriche, no? Cioè abbiamo una parte del mondo e dall'altra, è dovuta essenzialmente perché queste energie creano delle geometrie per terra e gli uomini ci costruiscono esattamente al di sopra. Quindi il progetto è già fatto, si tratta solamente di renderlo attivo. E veniva attivato con il posizionamento delle pietre proprio nei punti di passaggio. Qui vediamo alcune domus esianas, che sono delle sepolture realizzate all'interno del terreno, sono ipogeiche, con questi canali che sembrano quasi dei spermatozoi che alimentano la terra, quindi la vita, la morte e la rinascita come simbologia. Clicca sulla freccia. La freccetta deve stare. La freccetta in basso. Sotto l'immagine c'è una freccetta a destra e a sinistra. Okay. Ecco, allora. Ok. Qui abbiamo dei triliti, sempre in quest'area di Goni, vicino Auristano. Di Menhir. Questa è un circolo megalitico risalente intorno al 3300 a.C., dove c'era tutta la struttura circolare e l'ingresso di questa della tomba con questa struttura che sembrava quasi una navicella. Qualcosa da interpretare in modo particolare, perché all'esterno troviamo tre piccole cavità coppellate dove andavano infilati dei betilini. I betilini servivano a creare un'onda di energia maggiore in modo da consentire all'individuo di percepirla per dargli quella informazione particolare per la risalita dell'anima. Lo ziggurat di Monte d'Accordi, non so se l'avete mai visto, è vicino alla stazione di Porto Torres, è l'unico esempio di ziggurat che abbiamo nel Mediterraneo. Anche qui una volta c'erano due betilini all'ingresso, insomma sono oltre 4 metri, e lati per la purificazione degli individui che dovevano salire nella parte alta del tempio. Qui abbiamo alcune domus sempre Janas, con sempre strutture ipogeiche che rappresentano un po' qualcosa di particolare, soprattutto queste che sono nella zona di Oniferi, dove all'interno ci sono dei disegni dei petroglifi con gli uomini che scendono verso il basso. L'uomo vive la sua vita, durante la morte scende verso gli inferi e poi risale attraverso qualcosa che vedremo adesso, attraverso dei punti che sono riferimenti astronomici di stelle. Addirittura qui abbiamo la costellazione dell'Orsa Maggiore, qui abbiamo l'altare rupestre di Oscri, la parte coppellata è quella neolitica, tutto il resto è stato aggiunto in epoca cristiana. Energeticamente, vedete, queste qua valgono 33 e 36 mila, che sono legati sempre ai culti della madre terra. Mauro, volevo dire una cosa riguardo le domus de Janas, quella lì che ha fatto vedere, non è quella che ha testato una cosa che non sapevo, cioè risuona. Quando entri c'è l'ingresso, poi si dirama nelle varie sepolture. Ecco, se lì fai un tono baritonale, tipo risuona la stanza e fa una risonanza fortissima. La tomba accanto risuona sulla voce femminile invece. Guarda caso, quella è una sepoltura di capi maschi, quell'altra di donne. Quindi usavano, o perlomeno conoscevano molto bene anche l'acustica, questi signori. Sì, anche perché cosa succedeva? A livello corporeo, attivava la parte destra del cervello che non funzionava normalmente. Quindi facevano un periodo di incubazione, come lo troviamo anche a Malta, nel sito di Assalfiemi, dove c'era la Dea Dormiente. Ma anche in Sardegna, dopo lo vedremo. Ma anche noi di Aoschi, non abbiamo trovato quella domus, abbiamo trovate altre in mezzo al bosco e le abbiamo fotografate.
cose normali, una foto tranquilla di ambiente sia esterno che interno, normale. Poi ci siamo fatti noi le foto a sedere davanti all'ingresso della Domus e a quel punto, senza flash, a quel punto lì le foto sono venute piene di cerchi di luce, sulle mani, intorno alla testa, sì. Proprio addirittura velate dalla luce che rimetteva il luogo, il sito. È un classico. Come per esempio anche... Scusate, ma detta così la cosa sembra un po' misteriosa, no? C'è qualcosa da aggiungere in proposito, io ci ho fatto un lungo lavoro su quello. Quelli secondo me sono orbs, cioè sono oggetti sferici che si fotografano, che a mio avviso sono dovuti all'umidità atmosferica che si accumula attorno a un seme ionizzato. Parole povere, se una molecola si ionizza per i fatti suoi, per un raggio cosmico, le molecole d'acqua si raggruppano attorno a questa molecola, perché sono formati in questo modo, hanno un atomo di ossigeno, due atomi di idrogeno a 104 gradi, quindi sono polari, hanno un lato positivo e un lato negativo, tendono a collegarsi. Allora, se effettivamente la persona ha un campo che io ritengo elettrico attorno, che è quello che si vede con l'aura e si fotografa, potrebbe essere quello a generare dei semi che attirano le molecole d'acqua e quindi generano questi palloncini. Quindi sarebbe una spiegazione meno misteriosa di quella che sembra sentirla così, insomma, ecco. Una spiegazione. Posso garantire che queste palle, diciamo, questi orbs si fotografano normalmente, insomma. E quindi sono un fenomeno noto e studiato. Se posso aggiungere, io li ho visti in particolari stati energetici. Sì, per me sono una realtà. E poi si accumulano in certi posti, in alcuni posti in particolare. E anche in certe situazioni, anche senza strumenti per cosa rilevare. A occhio nudo sono pochi quelli che la vedono, si fotografano bene nei raggi ultravioletti. Si possono fotografare anche con i telefonini, con le macchinette portatili, soltanto i flash che hanno, che generano un po' di raggi ultravioletti, quindi qualcosetta si vede, ma ci sono indiscutibilmente. Semmai la cosa misteriosa, e non ancora spiegata tecnicamente, è il fatto che raramente, ma alcuni di questi orbs contengono dei visi o addirittura delle persone intere, che non sono mai persone presenti, ma che si spiega meno bene. Diciamo di sì, insomma, non lo so. Forme geometriche diverse. Diciamo che ci si può rifugiare nel fatto che sia un effetto della mente direttamente sulla fotocamera, non lo so. Comunque quelle sono meno spiegabili fisicamente, ecco. Gli altri si può tentare di spiegarli come ho detto prima. Allora, torniamo a Voskri. Questo è sempre vicino all'altare rupestre, c'è questa roccia con queste incisioni di 12 più una coppella. 12 più una coppella significa solo una cosa, legata ai culti della Luna, che sono 12 o 13 lunazioni durante l'anno. Adesso andiamo nel periodo classico del nuragico. Sapete, la Sardegna, il nuraghi è il simbolo della Sardegna, ne sono circa 8.000 attualmente, si presuppone che fossero almeno 20-25.000 all'origine, distrutti poi nelle epoche storiche. Tra l'altro l'uomo magari ha la più grande responsabilità, perché nel 1820 un editto della Casa Savoia distrusse gran parte di queste opere, proprio perché chi aveva la possibilità di chiudersi un appezzamento di terreno con le pietrame diventava proprietario, quindi c'è stata la caccia spasmodica alle pietre. Quindi chi era ricco diventava più ricco, chi era più povero diventava più povero, perché doveva lavorare per gli altri che avevano i soldi per costruire questi muretti per diventare poi proprietari dei terreni recinti. I nuraghi hanno una caratteristica, nascono sempre su questi luoghi di grande forza, di grande energia, con l'acqua che passa proprio sempre al centro. Tanto è vero che negli ultimi scavi stanno venendo fuori sempre delle canalizzazioni messe proprio al di sotto. Pensate che i nuraghi non sono piccole costruzioni, sono costruzioni che possono arrivare anche 6-7 mila metri quadri, con altezze che variano da pochi metri fino a
Sant'Antine, che vedremo dopo, era alto ben 27 metri all'origine, quindi costruzioni mastodontiche, sì, veramente ciclopiche. Gli alberi in proporzione. Eh sì. Allora. Mi faceva notare un amico ingegnere edile che si sono conservati in Sardegna, perché la Sardegna ha pochissimi terremoti, forse c'erano anche da altre parti, insomma, la Sardegna si sono conservati per quel motivo. La quantità, l'enormità dei monumenti in Sardegna, che praticamente non c'è zona al mondo che abbia questa densità di monumenti. Pensate, nel 1985 il territorio di Dorgali, che è piccolissimo, sono un centinaio di chilometri quadrati di superficie, aveva più di 100 villaggi nuragici. 100 villaggi nuragici, anche se sono 40 a villaggio, sono un bel numero per l'epoca. Certo. Qui facciamo una parola. Questo è Sant'Antine, è un nuraghe che era alto ben 26 metri, 26-27 all'origine, e tutti sono allineati verso alcuni parti astronomiche ben definite, che poi vedremo. Con tanto di... qui sono altri tipi di nuraghi, un po' sparsi un po' tutta la Sardegna, tutte riprese dall'altro. Questo è l'Osa, bellissimo. Qui abbiamo fatto l'esperimento del suono. Il suono, dove praticamente, secondo le ricerche fatte in altri siti archeologici europei, quando uno gli dà una intonazione tra i 110 e i 120 Hz, va in risonanza. E in uno di questi abbiamo avuto anche una risposta, un sibilo terribile che è arrivato dentro il nuraghe, sicuramente una risonanza verso qualche cristallo che era contenuto nella roccia. C'è uno schema per le forme? Oppure... lo schema è dettato dalla natura, quindi... la natura ti dà il disegno, e questo potrebbe essere anche la soluzione per capire che le piramidi fatte in Egitto o fatte in Messico, in Perù, una volta che la geometria esiste già, devono realizzarla così come è già definita, la rendono tridimensionale praticamente. Molti nuraghi però sono orientati con i fenomeni dei solstizi, in cui il sole entra dall'alto del foro apicale nei momenti del solstizio d'estate, mentre nel solstizio d'inverno entra dalla porta e illumina sempre la solita nicchietta. Quindi sono una sorta anche di orologio solare. Un po' come le chiese medievali. Certo, vedete cosa accade. In quel momento l'energia diventa pazzesca, non è neanche più misurabile, arriva addirittura a milioni. Vedete, sì. Una volta che la luce entra e colpisce la persona, si vedono anche i campi aurici intorno. Non è una sovraesposizione della pellicola o del sensore, perché si vedono anche attenuando, anche con un filtro. E poi sono fenomeni strani, tipo questo. La mia immagine è capovolta. Però a me succede sempre a me. Oppure ci sono nuraghi che hanno una doppia simbologia, dove la luna entra attraverso il portello e illumina l'interno del nuraghe, però legati anche a quello che accade nel sole. Vedete, il sole nei momenti particolari, qui siamo al solstizio d'estate, entra dall'immagine del toro, il dio riproduttore, che entra all'interno e si staglia poi sulla parete di fronte del nuraghe stesso, proprio una testa di toro classica color oro. Mentre le tombe di giganti, vedete, sono strutture allungate con questo grande sedere e la camera che si allunga normalmente verso ovest. La facciata e la stele naturalmente verso est, quasi sempre, siamo nel 67% dei casi, in cui la luce del nascente deve illuminare l'ingresso nel mondo dei morti per dargli la luce. E poi anche... tenerla solamente come tomba è già una cosa diminutiva, perché il monumento era plurifunzionale. Anche questo qua, anche questi erano orologi solari, perché secondo la posizione del sole, per esempio, ai equinozi entra all'interno, poi man mano si spostano a parte e poi
risale, quindi ci dà ogni lastra ortostato laterale ci dà un periodo dell'anno, quindi è un bellissimo calendario. Qui vedete un esempio della tomba dei giganti che si chiama Palau, la tomba dei giganti di Mizzani. Vedete le persone che sono tutte sedute lungo le panche oppure all'interno. C'è un motivo, che questa energia prodotta in questi luoghi ha un potere benefico sul corpo. Quindi ci si sdraia sopra per risanare le deficienze energetiche dell'organismo. Questa è la tomba, vedete, quindi vediamo anche delle altre tutte assieme, sono quelle con la stella e quelle fatte solamente a muratura. Pensate che si chiama tomba dei giganti non tanto perché erano sepolti i giganti, ma perché la loro struttura è molto, molto grande, gigante. Gli archeologi ci dicono che siano sepolture di tipo comune. Molte volte ne troviamo due, tre, tutte assieme. Vedete, questa è quella della Zakhena, misura 27 metri di lunghezza la camera, quindi abbastanza grande. Questa è alta 4,4 metri. Questa più o meno identica come altezza. Cosa ci dicevano gli antichi storici? Dice: certe persone afflitte da infermità se ne andavano presso le tombe degli eroi in Sardegna e li si curavano. Costoro quindi giacevano così per dormire per una durata di 5 giorni, dopodiché, svegliandosi, ritenevano che il momento in cui si restavano fosse lo stesso in cui si erano adagiati presso i loro eroi. Alcuni commentatori parlano di terapie fatte in questi luoghi, perché l'energia è talmente potente da dare quella forza e quella carica particolare da entrare in azione dove c'erano piccoli stati e malattie dell'organismo. Quindi c'era questa sensazione di benessere. Anche il tempo, una questione sì, di sì, sì, tempo. Sì. Stavano 5 giorni e 5 notti, dice, il messimo sonno così profondo da togliere all'uomo ogni coscienza del tempo. Sì, come che il tempo si fermasse una volta che si sosta in quel punto, sì. Vedete, queste sono delle costruzioni di come si adagiavano le persone. Io che facevo il ricercatore dei monumenti, in un certo momento sapevo delle famose scritte che ci avevano lasciato gli scrittori classici, avevano l'omboscialgia, mi sono sdraiato lì, dopo 15 minuti non avevo più dolore. Solo che la notizia è passata da me agli amici, adesso ci saranno 30-40 mila persone all'anno che ci saranno. E la cosa carina è che molti hanno un grande beneficio, un grande successo per il loro corpo, quindi non solo di dargli una carica energetica, ma molte volte da levare i problemi anche di malattie anche serie. Adesso ne vedremo alcuni esempi. Nella tomba abbiamo due emissioni focali di energia, la prima dove c'è il punto centrale dove nasce la stella e la parte finale. Questo è il punto massimo della frequenza, misurata a 437 MHz, quindi poi si diffonde lungo le panche a frequenze anche minori, quindi è una multifrequenza che interagisce sul luogo. Vedete, le persone si sdraiano al di sotto e subiscono questa influenza di questa energia particolare. Per quanto tempo si sdraiano? Dunque, adesso che ho visto un po' di casi, ho visto 180.000 casi, quindi diciamo che abbiamo stabilito un attimino quali sono i tempi di esposizione. Di solito dipende dal problema che ognuno ha, che varia a seconda dell'entità della malattia, quindi in genere diciamo che una persona dovrebbe sostare dai 20 minuti, togliersi 5 minuti e fare altri 20 minuti, quindi con 45-50 minuti ha la possibilità entro 36-48 ore di andare nuovamente lì e continuare la carica. Praticamente è come prendere un antibiotico, l'antibiotico preso in modo continuativo, se si stacca poi a un certo momento non avviene la conclusione dell'iter energetico di mantenimento e di rafforzamento dell'organismo. Qui abbiamo un caso emblematico, siamo nel 1994, una bambina affetta da osteomelite, vedete il deterioramento dell'osso, i medici avevano
dato la sentenza, purtroppo, che dovevano amputare il braccio alla bimba all'epoca di 7 anni. Vennero da me i genitori con i nonni e mi dissero: ma c'hai qualche possibilità, sai che se questi luoghi hanno il potere? Ho detto: guardate, non abbiamo esperienza del genere, però vediamo di fare un piccolo test sul corpo, vediamo se la bambina riceve questa informazione in modo veloce. E avevo risposto velocemente, quasi immediatamente. Allora non c'era altro da fare, facciamo un tentativo, facciamo una prova, e sono andati in 9 giorni, vedete, cresciuto completamente da parte dell'unna. Non è un miracolo, io dico che non è un miracolo, perché è un'azione di energie particolari che hanno sviluppato, che hanno dato quell'input per la ricrescita ossea. Quindi abbiamo tantissimi casi di persone vane per svariati. La magnetoterapia è scientificamente dimostrata. Sì, questa praticamente è una magnetoterapia naturale. Una tecnica... Per esempio, se uno si sdraia in questi luoghi, se ha problemi all'intestino, subito se ne accorge, perché va in circolazione tutte le acque, quindi si sente proprio un rigoglio dell'allineamento delle particelle dell'acqua. Lo sente immediatamente. E poi, naturalmente, rafforza immediatamente il sistema immunitario. Qui con le prove col Vega test sono state fatte infinite. Stessa cosa è stata fatta per misurare la pressione degli individui che andavano all'interno, dove abbiamo notato su 100 casi, 99 ne avevano un beneficio immediato, veniva regolarizzata la pressione, salvo un caso che è molto atipico, in cui aumentava. Non mi trovo là. Ecco, nelle tombe quello che accade nei momenti degli equinozi, che il sole entra all'interno del portello e illumina il corridoio tombale. Quindi un calendario perfetto, accade solamente agli equinozi. Quindi ce l'abbiamo 2 giorni prima, 2 giorni dopo. Naturalmente il giorno dell'equinozio è perfettamente allineato ed entra lungo la... La precessione, quindi... No, solo all'equinozio, primavera e autunno, ogni anno. Dico, la precessione degli equinozi, no, no, questo è stato un po'. Qui non ha sballato più di tanto. Tra l'altro, questa, la tomba, è spostata leggermente, non è un est perfetto, ma è un po' più delineata un po' verso il sud. Sai perché? Perché essendoci una montagna davanti, il sole entra più tardi, quindi l'hanno allineata esattamente nel momento in cui il sole appare. Stessa cosa, particolarmente energetica, la troviamo nei pozzi sacri. Non so se avete mai visto alcuni pozzi della Sardegna, ma ce ne sono alcuni che sono dei capolavori d'arte. Penso che al mondo non esistano situazioni analoghe. Il più famoso è il pozzo di Santa Cristina, a Pauli Latino. Ha una peculiarità: scale che scendono e scale che salgono. Tutti ci siamo messi sempre il problema, dice, ma perché li hanno messe anche in alto le scale? Non si capisce la prospettiva. No, questo è, tu scendi, scendi, qui c'è l'acqua, poi lo vediamo anche in sezione. E queste sono le scale che salgono. Quindi ce l'hai. Il soffitto. Giù, e questo è come soffitto. È il tetto. È il tetto. Simbolicamente. No, no, percorre l'ombra. E qui nella parte centrale c'è quest'occhio che è allineato praticamente... Verso la luna. Adesso vedremo anche i particolari. Vedete, la situazione sembra una toppa di chiave, no? E raggruppa un'informazione pazzesca, sia a livello energetico che a livello esoterico. Ci sono alcuni altri pozzi. Pozzo di Olbia, ecco qua, vedete le scale. Questa ufficialmente è datato 1000-1200 avanti Cristo. Sì, sono strutture perfette, tagliate in modo eccezionale. E non ufficialmente? Allora, non ufficialmente è legato a un astro, che dopo vediamo, dovrebbe risalire al 2400 avanti Cristo in realtà. Io ho fatto tutta la misurazione energetica dei gradini,
ed è chiaramente una misurazione che ci dà un'indicazione chiara che è iniziatica. I primi 9 gradini sono al di sotto del 6500 Boves, quindi ci scaricano energia, però man mano ci tolgono i pesi, le oppressioni, poi man mano che scendi ti dà una nuova carica, nuova energia, fino a scendere nella parte dell'acqua che quando era buona, perché adesso purtroppo le fogne non sono state ancora incanalate, quindi c'è un intervento dell'uomo che ha peggiorato la situazione, arriva fino a 410.000 Boves, che è il momento massimo dell'energia. Però adesso vediamo, ci diamo la risposta perché le scale sono anche al contrario. Infatti, quello... vado a fare una ricerca d'acqua calda per le terme di Sardara. Pensate che avevano pagato il geologo 50 milioni per tutta la ricerca e aveva individuato, poi avevano chiamato me gratis e gli avevo detto esattamente dove erano i passaggi e hanno bucato e hanno trovato 39 litri e mezzo d'acqua a secondo a 67 gradi per dare acqua calda a tutto il paese. Ecco cosa succede. Quando sono andato lì non mi hanno fatto neanche una presentazione, nulla a livello di iscritto, però ho trovato beneficio dal rinvenimento di questo. Mi avvicino alle scale e mi vedo. Vedete? La mia immagine col sole all'equinozio che viene colpita dal sole. Questa immagine fa ombra e si riflette sull'acqua. L'acqua fa un effetto specchio e la riflette sui gradini alti. E mi vedo io camminare sui gradini alti. Con delle immagini, poi vedete, che sono simboliche, con l'uovo cosmico e la farfalla. Però all'interno, nel momento clou che si toccano le due parti, quella reale che si rispecchia nell'acqua e quella che va verso il pozzo, creano la costellazione di Orione. Quindi nel 2400 avanti Cristo avevano esattamente l'allineamento con Orione, che è di giorno. Come facevano a saperlo? Quindi avevano delle capacità astronomiche di conoscenza speciali. E qui vediamo altre immagini, sempre relative ai momenti degli equinozi. Accade sempre negli equinozi di primavera ed autunno, costantemente. Naturalmente ci deve essere il sole. Lo stesso pozzo però ha una caratteristica, che la parte interna, col foro apicale, determina praticamente che tutte le fasi lunari, quindi diventa come un astrolabio all'interno, quindi potevano leggere esattamente i vari periodi di allineamento dei pianeti, quindi era un'intelligenza superiore che ha realizzato quest'opera. Sembra quasi surreale. Qui abbiamo una ricostruzione. Questo è un altro bellissimo tempio. Si chiama la tecnica struttura esodoma, quando la pietra è tagliata perfettamente. E qui abbiamo una sorta di tempio con un tetto a doppia falda, proprio perfetto. E non è questo? Questo è nel Norese. Su Tempiese, Aurune, il posto più bello della Sardegna. Aurune. Sembra di essere il Mezzogiorno del Fuoco del famoso film West. La cosa particolare è che quando l'avevano scoperto c'erano conficcate le spade all'interno. C'erano ancora conficcate le spade. E questo è allineato verso il solstizio d'estate. Il primo sole del mattino del solstizio, la luce entra e illumina l'interno del vano del pozzo vero e proprio, vedete? E in questo momento le energie sono fortissime. Altro posto particolare di grande rilevanza energetica è Abitia, su Romanzesu. Vedete, qui c'è un anfiteatro che poi porta verso il pozzo. Qui si presuppone che il vano sia stato completamente ricoperto dall'acqua, quindi faceva una sorta di battesimo per poi, con un rito iniziatico, lo portava verso il pozzo. Vedete qui un momento di acquazzone che
si vede tutta la... Qui abbiamo un labirinto con tutte queste pietre cerchio, con all'interno un modellino di nuraghe. Qui è un posto cerimoniale. Cosa significa cerimoniale? Che veniva utilizzato esclusivamente nei momenti particolari dell'anno, non veniva abitato. Quindi tutte le genti si radunavano lì per consacrare qualcosa ai luoghi. Ecco il famoso labirinto. Qui invece siamo a Palau, nella zona delle pietre magiche, dove tra il Neolitico e il periodo nuragico queste pietre sono state utilizzate proprio per un fine terapeutico, tant'è vero che noi lo consideriamo come quasi un ospedale antico, dove le persone si sdraiano, si siedono per trarne beneficio a livello fisico. Questa è una sorta di, noi la chiamiamo la barca, vedete, una forma proprio di un gozzo, dove le persone prima attendono di posizionarsi per poi fare una sorta di viaggio energetico. E lì molte volte avviene proprio un collegamento dei due emisferi, quindi uno vede cose che normalmente non può. Vedete, questi sono libri da persone. E questa è la più famosa di tutte, che è la sedia del Viagra. Praticamente dove ci si siede quando uno ha problemi nella prostata, per le donne, per i problemi urogenitali, e si è dimostrata particolarmente attiva in casi in cui ci sono dei fibromi, delle cisti ovariche. Da una settimana ai 15 giorni risolve un genere di problema. È detta anche la sella della fertilità, perché chi ha problemi che non può avere figli fanno le sedute qui, e nel 50% dei casi nascono gemelli. Così impara. Ci deve essere la coda. E qui abbiamo sempre nella zona di San Giorgio un punto dove la chiamiamo la grotta dell'aura, perché posizionando la mano verso il punto interno della grotta si possono notare queste energie che fuoriescono dalle mani. C'è stato Luciano, ha fatto tutto uno studio fotografico bellissimo, giusto? Sì, si vede quasi l'occhio nudo, insomma, non c'è problema. Qui ho ascoltato alcuni grandi fisici che sono andati in crisi perché hanno detto tante di quelle parolacce, perché gli è crollato il mondo. Non poteva esistere per loro, quindi una volta che l'hanno visto, però non sapevano più da che parte andare. E qui abbiamo sempre, per l'edificazione delle chiese, un rituale scritto nel XVII secolo che abbiamo ritrovato, che ci dà le indicazioni di tutti i rituali che venivano eseguiti per la realizzazione di una chiesa. Quindi in antico hanno riportato le vecchie conoscenze fino a un certo punto, quindi che erano i francescani e i benedettini che avevano questa conoscenza, riportavano ancora le tecniche, quelle utilizzate nei periodi preistorici. Vedete qui la traduzione italiana. E questo è una di queste chiese, che è proprio del 1675, dove all'interno, un giorno di Venerdì Santo, tra le 200 foto è apparsa questa. 400 asa come pellicola, e si evidenzia chiaramente un flusso che esce da sotto il colonnato davanti all'altare, che va verso la finestra. E un'altra nella parte della colonna laterale di destra. A canale di sezione costante, più o meno. Che sembra più un fascio. E si vede bene anche la parte retro, quindi non c'è stata nessuna manipolazione, tra l'altro è stata fatta controllare e verificare, era assolutamente originale. A occhio nudo non si vedeva niente. Nulla. Sicuramente la pellicola è molto più sensibile della visione del nostro occhio. Ecco, qui magari facciamo un esperimento che ci viene più facile. C'è una persona che si vuole prestare a fare da cavia. Guardi me. Prego.